Siamo qui a Budva, fiera dell'ecologia, fiera dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. L'assessore Lorenzo Nicastro, assessore, la Puglia rappresenta un passo molto importante in questa direzione perché da anni sta sostenendo questa politica di sviluppo sostenibile. Certamente sì, e la partecipazione a questo incontro, a questa campionaria, che è una campionaria internazionale, è un piccolo gioiello questa fiera, e lo stand che la Fiera del Levante ha voluto allestire qui in Montenegro ne è, diciamo, un'eloquente testimonianza. Teniamo particolarmente a questo tipo di esposizioni perché abbiamo come Puglia sensibilità ambientali straordinariamente elevate. Sotto questo profilo, assessore, vogliamo dire qualcosa sulle recentissime decisioni del governo italiano di soprassedere sul progetto nucleare? La Puglia lo sta dicendo da sempre. Sì, la Puglia lo sta dicendo da sempre e devo dire che lo sta dicendo a 360 gradi, cioè come centrodestra, come centrosinistra, come centravanti, insomma come volete voi. E evidentemente il pericolo, il rischio, per me la certezza che il referendum sarebbe passato, avrà indotto a più miti consigli il governo nazionale. Un'altra domanda su come si sta ponendo la regione Puglia, eccellenza italiana. Sicuramente quando parliamo di energie rinnovabili possiamo parlare di eccellenza italiana, così come quando parliamo, adesso faccio un po' di pascolo abusivo visto che non sono l'assessore a ramo, quando parliamo di turismo, quando parliamo di risorse agroalimentari, ma tutte queste cose si tengono insieme. Se non avessimo particolarmente a cuore la qualità del nostro ambiente, a risentirne sarebbero anche gli altri settori d'eccellenza della regione. La Puglia, assessore, investe da tempo sull'ambiente, tant'è vero che ha creato il distretto per l'ambiente che già raccoglie 170 aziende, quasi 2 miliardi di fatturato, quasi 7.000 addetti, e quindi una punta di diamante. Beh, direi di sì, sono dati che hanno colpito il ministro per l'ambiente del Montenegro, col quale abbiamo inaugurato qui il nostro stand, che non ha mancato di leggerli e di farmi notare come si tratti di dati di interesse straordinario.